le recensioni cinematografiche del Ganzino. Un colpo di fortuna. Chi la fa? L'aspetti. Trama del film. Jean e Fanny sono una coppia normale e con un lavoro molto ben remunerato. Sembrano felici, ma Jean sembra nascondere qualcosa sul suo lavoro, mentre Fanny ritrova una vecchia fiamma. Di genere thriller, il film dura quasi un'ora e 35 minuti. Il formato panoramico proiettato senza interruzione e taglio intervalli fasulli alla multisala Odeon di Pisa. Pregi? Un altro thriller, materia di riflessione per un Woody Allen che torna a raccontare una storia piena di mistero e intrighi dentro una Parigi durante un qualsiasi autunno. Dopo un giorno di pioggia a New York e Rifkin Festival, ecco una nuova storia adatta che questo regista sa, naturalmente, a modo suo, raccontare. Qui tutto sembra andare per il verso giusto, anche se con piccoli e grandi condimenti di mistero con l'arrivo del, se così si può dire, terzo incomodo, ed è qui che inizia una specie di commedia greca, o meglio, il thriller vero e proprio. Così si verificano alcune stranezze, nel senso che una semplice coincidenza possa trasformarsi in una specie di rischio. Due elementi questi di cui forse un po' tutti siamo in balia. Naturalmente lo spettatore deve prestare molta attenzione, oltre che al film, soprattutto ai dialoghi dei protagonisti, che sono la forza di Woody Allen, che ha realizzato un thriller di tutto rispetto. Difetti? Potrebbe essere la colonna sonora, ma non lo è. Valutazione finale complessiva? Dicevo prima il difetto della colonna sonora che non è adatta al film, non sarebbe adatta al film, eppure invece di sminuirlo lo rende invece avvincente ed intrigante. Non perdetelo, ne vale la pena.